Cari amici, non potete immaginare che naturalmente sono ingrassato. Facciamo vita sedentaria e si ingrassa. Quindi in pratica tutte quelle belle gite che iniziavamo a prendere, a correre così. Vabbè, che dici, paperella? Facciamo qualche cosa. Basta quarantena. Vado via. Wow, che bel bosco! Cari amici, no, scherzavo, scherzavo. Stavo, paperella, tieniti forte. Stavo solo scherzando. Ovviamente stavo scherzando. E siamo qui, io, Gennaro Gelmini, paperella, che mi accompagnerà in questo periodo, così avremo un po' di compagnia, e una bellissima piantina di menta svizzera. Quindi abbiamo pure gli stranieri in casa. Wow, che profumo! Cari amici, ma non potete immaginare, guardate, guardate, se riesco ancora ad alzarmi, cerco di farvelo vedere, ecco, menta svizzera, spicata svizzera, messo in semenzaio al 7 ottobre 2019 e adesso pronta. Wow, ma sapete come profuma? Adesso inizio a capire perché le caramelle svizzere profumano di più. Paperella, sistemati perché sennò con i capelli mossi poi. Ecco. In questi giorni saremo io, Paperella, a tenervi compagnia e la deliziosa pianta di menta svizzera che solo passandoci su con le dita viene un profumo fino a me. Fantastico, peccato che non riusciate a sentirlo. Nella vita ci sono tanti bei piaceri, meno male. Uno è la cucina e per ingrassare ancora un po', così praticamente ogni sforzo che avrà fatto Don Benedetto per farci diventare degli atleti. Amen. E adesso cuciniamo quindi del buon pesce del mercato di Wuhan, mercato cinese di Wuhan famoso per il pesce, un mercato che sono andati anche in televisione proprio per il pesce, per il pesce. Da questo famosissimo mercato di Wuhan cucineremo il pesce, un merlano, pesce merlano. Praticamente del fiume azzurro cinese col pomodoro e naturalmente qualche nota per farlo apprezzare ai nostri commensali, qualche nota di menta svizzera, quindi si sentirà un profumo di menta e quindi il nostro pesce risulterà squisito grazie agli aromi di menta
diventa svizzera che metteremo. Mettete un like, cari amici, a me, Paperella, la menta svizzera. E cari amici, siamo quindi, sempre io, Gennaro Giannini, a questo punto dovrò dirla tutta, mi riconoscerete dalla pancia, non più dal viso, fate come volete. E siamo qui appunto al 30 maccio 2020 e adesso ci facciamo portare il pesce dal mercato di Wuhan dal nostro amico Asdrubale. Poi ho comprato per fortuna un telefono nuovo, sicuramente riconoscerete che è nuovo. Nuovo, me l'hanno venduto nuovo, comprato nuovo, solo che devo ricordarmi i numeri uno per volta, perché questi numeri, questi telefoni nuovi, per mandarli un pochino avanti, vedete, ci vuole un po', cari amici, io vedo il telefono o guardo voi? Perché se io devo fare il numero lungo perché è internazionale, la chiamata internazionale. Sì, signorina, sì, mi deve passare quel numero che ha fatto vedere, sì. Non lo posso dire adesso perché sono in video e per privacy non lo posso dire. Il numero che trova nel scritto. Bene. Signora Asdrubale. Un attimo, che sta andando. Speriamo che funzioni questa chiamata internazionale. Asdrubale! Ciao. Sì, tutto bene. Com'è che va in Giappone? Bene. Sta bene. Ah, poi c'è... Voi avete tutto, sì. Ma scusa un attimo, no, una domanda importante. Come mai il mercato di Wuhan era chiuso? Il mercato del pesce, sì. Sì, il mercato del pesce. Non lo sai, no? Ma era andato in TV, ma non ho capito. Danno le notizie veloci, non si capisce bene. Sì, dimmi, no, ho cambiato braccio perché sennò dicono con la sinistra, hanno sempre da dire, metterebbero a rogo se uno tocca con la sinistra. Sì. Ah, oggi, guarda, oggi se tocchi una cosa con la sinistra, mettono a rogo perché dicono quello non è ambidestro, no, quello è... Vabbè, allora il mercato di Wuhan, hai capito perché aveva chiuso? Sì, quello in Cina. Dove passa il fiume Azzurro in Cina? Ne sai qualcosa? Perché aveva chiuso? Ma mi pare a gennaio, febbraio, quello che era, il 2020. Poi adesso siamo a marzo, 30 marzo 2020. Ah, ti hanno staccato il calendario della parete, non sai neanche che data è. E te lo dico io, lunedì 30 marzo 2020. Non ce l'hai il calendario, manco sai che è da te. Ma la TV ce l'hai, la televisione. C'è solo YouTube, vabbè. Vabbè, YouTube, puoi vedere video su YouTube. Non ti funziona internet. Ragazzo mio, ma fai come Gennaro Giannini, compra un telefonino nuovo, no? Allora, se tu compri un telefonino nuovo, della marca che ho io, che però nel video non si può dire, Ti trovi bene. Sì, alla tastiera. E come no, come ti telefonavo fino in Giappone. Senti, badiamo al sodo, caro amico mio Asdrubale. Tu dal Giappone, da Tokyo, dovresti andare un attimo a Wuhan a prendermi il pesce, perché andare da tutti Wuhan, tu non ce l'hai da tu, vabbè. E allora,
Il mercato è riaperto, mi servirebbe del merlano, pesce merlano. Va bene. E me lo fai arrivare con l'aereo. Ok, da Malpensa. Ragazzi, arriva la Malpensa all'aeroporto. No, stavo... perché sto facendo il video? Vabbè, ma io ti... la privacy è garantita, perché nessuno sa... è Asdrubale, ma chiunque può chiamarsi Asdrubale. È il nome... il nome è inventato, perché io mettevo il nome vero. Ma te, secondo te, scusa, ragiona un po' di logica, ma secondo te questo telefono che sto usando io, che è analogico, con l'era del digitale può funzionare ancora? Scusa, ecco, allora, scusa, non è, non che voglio dire, ma guarda un po' qua, aspetta, rimani in linea. Rimani in linea, aspetta, aspetta. No, porta sfiga il giurato, no, dobbiamo... Scusa, Asdrubale, ma secondo te è una telefonata vera questa? E dove l'attaccavo? Dove l'attaccavo? Alla pancia, sì, sì, funziona ancora. Ah, vabbè, vabbè, allora la metto qua. Ah, allora, funziona, funziona, è vero. Alla pancia funziona ancora. Va bene. Va bene, Asdrubale. Ciao, 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 ciao. Cari amici, arriva il pesce dal mercato di Wuhan. Voglio farvi vedere, vedete, è nuovo questo telefono. Infatti, società idroelettrica piemontese. La SIP, certo. Scusate, che telefono doveva essere, no? Allora, cari amici, al 30 marzo 2020, Gennaro Giolmini, la Paperella e la Menta Svizzera, adesso vi allietano con un bel pesce del mercato di Wuhan, quello vero. Non è ancora arrivato il pesce. Cari amici, dovete stare un attimo di pazienza, perché non mi è ancora arrivato il corriere. Ma telefoniamo da Asdrubale, vediamo se ci risponde. Metto in memoria il numero di prima. Sì, signorina, mi passi. Sì, Asdrubale, signora Asdrubale. Vabbè, che non interessa che è un nome d'arte. Io lo devo utilizzare per i miei video, perché non posso. Signora Asdrubale. Oh, sì, sì, di Tokyo, in Giappone. Sì, sì, sì. Pronto? Sì, sì, Asdrubale, è importante. Sì, mica ti chiamavo così tanto per chiamarti. Se ti ho chiamato, è una telefonata importante. Qua siamo tanti yen che vanno via un sacco di yen. Però, allora, ti dico subito. Sei riuscito ad arrivare in Cina? Aspetta, fammi capire cosa... Non ho sentito, aspetta. Dillo bene, perché... Senti, se mi parli in giapponese non capisco... no, non lo parlo in giapponese. Tu mi dici una cosa, me la devi dire in italiano. No, non per gli amici da casa. Loro non è che stanno ascoltando te che parli. Sono io che devo ascoltare te. No, il giapponese non lo parlo. Dimmelo in italiano. Appunto. No, Merlano. Sei andato in Cina? No, non me la mandano direttamente dalla Cina. Non me lo mandano dalla Cina. Non mi arriva dalla Cina. Vuoi capire? Non mi arriva dalla Cina. Oh, ci vuole tanto. No, allora, non lo so come mai. Non lo so come mai non arriva direttamente. Allora, devi fare una cosa. Tu te lo devi fare importare in Giappone e poi lo esporti in Italia. Hai capito? Non lo so perché non arriva diretto. Tra l'altro io te lo pago di più proprio per farmi fare il giro. Se no te lo pagherei di meno.
cioè converrebbe anche a me un'importazione diretta. Certo, non conviene allora. Allora, tu vai al mercato, c'è a Wuhan, c'è arrivato a Wuhan. Oh, e ci voleva poco, no? È l'aereo privato. Appunto, è l'aereo privato, è pochi controlli, via andare. Allora, sì. Allora, Merlano, pesce. No, non quell'altro pesce, no, non quello in mezzo alle gambe, ma... Oh, ma tu, pure a scherzare, senti, io sto parlando, pagando un sacco di yen per chiamarti, per telefonarti, non posso stare qua tanto tempo al telefono. Ci sono pure i nostri amici che ci seguono, non possono perdere tempo, capito? Ecco, è una cosa importante da fare, a casa loro, sì, però è una cosa... Vabbè. Allora, veniamo, senti, dunque, sì, ho capito, ma no, ma sì. Allora, senti bene, se no qua, allora, pesce merlano, non merda, no, merlano, allora ti faccio lo spelling, M, Milano, E di Empoli, R di Roma, L di Lecce, A di Ancona, N di Napoli e O di Otranto. E Otranto è una città della Sardegna. E cosa c'entra? Non ho detto di portarmi il pesce della Sardegna, ho detto... No, ma guardate cari amici, cioè più le cose sono complicate e più... Sì, no, stavo parlando con i nostri amici. Sì, no, allora, senti, non è che arriva... Devi farmi arrivare dalla Cina, ma non posso farmi arrivare dalla Cina. Io con la mia furbizia me la faccio arrivare dal Giappone. Sì, ma in certe cose bisogna essere furbi, nella vita bisogna essere furbi, se no non te la cavi più, a Drubale. Vabbè, ok, abbiamo capito, Merlano del fiume Azzurro del mercato di Wuhan, in Cina. Però non posso portarlo direttamente. Non mi chiedo, questi sono i misteri. Non lo so perché non posso importarlo direttamente. Non lo so. Hanno detto le direttive, c'è quel conte, la carta conta, non lo so. Conte. Conte conta. Così. Va bene, dai. Attendo. Arriva adesso? Ah, benissimo. Arriva, cari amici, arriva dalla Cina al mercato di Wuhan, deve andare in Giappone e poi arriva a noi. Ecco, l'aereo. Guardate, cari amici, l'aereo è partito da Malpensa e ci ha lasciato le nostre bustarelle. Merlano del mercato di Wuhan, copro la massa, allora cerco di essere attento a coprire la marca e a farvi vedere che è quello vero, il pesce. Cari amici, provenienza, cosa leggete? Riuscite a leggere? Cina. E questo è lo stabilimento di produzione dei codici cinesi, quindi questo è assolutamente vero, questa è la prova che il nostro pesce è assolutamente vero, è pesce merlano del fiume Azzurro di Wuhan in Cina, quindi non è una balla, questo è lo stabilimento che qualcuno veramente provetto
che potrebbero farcela. Guardate, è un prodotto un sacco di tempo fa, il 31 gennaio 2019, quindi abbiamo una produzione precedente a ciò che è accaduto poi. 31 gennaio 2019 la produzione, e si vede? Penso di sì. E la scadenza è a dicembre 2021, quindi scade tra esattamente quasi 2 anni, 1 anno e 9 mesi. Siamo al 30 di marzo 2020, Ci crediate bene, se non ci credete fa niente, perché io vi porto il vero pesce, cioè dovete fare finta come se io vi proponessi il vero pesce. La differenza qual è? Che un pesce che ci somiglia non sarebbe giusto, cioè se io vi devo dare un pesce o un qualsiasi prodotto, vi devo offrire quello originale. È giusto, cari amici, non posso offrirvi un pesce per un altro. Va benissimo. Si continua, cari amici, ma tutto bene. Ma sapete perché faccio questo video? Per stemperare tutto. Ma avete, non io, perché avete capito che io la tensione la posso avere, anche se perché non posso crepare di fame per evidenti motivi, però ma spero bene anche per voi, ma certo che spero bene anche per voi, però appunto è un video un po' simpatico, divertente, e adesso dovrò sistemare la tavola perché è in condizioni pietose, ma perché abbiamo pranzato, abbiamo fatto pranzo, non ho ancora sparecchiato la tavola, quindi adesso sparecchio la tavola e vi do il pesce preparato, che ve lo apro in quel momento con le forbici con cui mia madre mi ha tagliato i capelli, quindi assolutamente forbici che non avranno nulla di che si potrebbe dire, ecco, forbici bene. Si continua il 30 di marzo 2020, Gennaro Gelmini, ovviamente, mi riconoscete dal pancione, non sono incinta, anche se sembro, e si continua. Mettete un like se volete, se potete, fareste un'opera di bene per la ciccia, la pancia mia. Cari amici, rieccoci. Siamo sempre noi, Gennaro Gelmini, e mi è arrivato con l'aereo, avete visto, cari amici, l'aereo che volava, benissimo, ripartiva dall'aeroporto Malpensa, che è qua vicino, provincia di Varese, mi ha portato subito le cose, non abbiamo neanche avuto pensiero da riuscire ad arrivare, perché è qua dietro a noi l'aeroporto, benissimo. Allora, però ci hanno messo talmente poco tempo che mi hanno mandato anche in regalo il libro Vita nel Medioevo. Allora, vediamo. Vediamo un po'. Che è successo? Allora, cari amici, quindi il nostro pesce è arrivato, l'ho coperto perché la marca è giusto non farla sapere. Cioè, per motivi, andate a sapere come è fatto il mondo, no? Allora, naturalmente, però, abbiamo avuto un pensiero alla dogana, abbiamo avuto, dicono, non dire mai la parola problemi, abbiamo avuto dei problemi alla dogana, a parte la mia ciccia, sì, l'ha anche problema alla mia pancia, ma è che esplodo, e quindi non tiene più il maglione, e fa un po' di freddo. In questi giorni è venuta la neve in ritardo, sono tutti in ritardo alla fine. Beh, ritorniamo a noi. Chiaramente l'aeroporto, l'aereo, non poteva portare un intero aereo, solo un pacco di pesce. È logico che
che l'aereo porta qualcosa di più che è un pacco. Quindi abbiamo portato il tutto, giustamente, insieme a altre cose, tra cui la signora Pandora aveva chiesto delle cose, non so cosa che aveva chiesto. Allora si è fatto portare un vaso, il vaso della signora Pandora, e abbiamo qua il vaso della signora Pandora. Solo che la dogana l'hanno dovuta aprire, e questo, per questo sto facendo il video, perché dobbiamo chiamare la signora Pandora per dirglielo. Io non lo so la signora Pandora come lo prenderà la cosa poi. Allora, aveva importato delle mele e abbiamo trovato nelle mele il bacco, guardate, il bruco. Il bruco nelle mele. Signori miei, sono cose che possono capitare, certamente. Le mele si sono baccate. Quindi adesso dovrò chiamare la signora e vediamo se c'è. Non funziona la era una prova, perché la signora ha portato cose di prima necessità, quindi vediamo che... Allora, facciamo il numero, però per motivi di privacy la faccio, copro qua, per motivi di privacy, a non farvi vedere il numero che sto facendo. Naturalmente, vedete che la chiamata è assolutamente vera, e che io collego qua un attimo alla mia pancia e funziona. Ma qua si è incasinato il filo. Scusate, cari amici. È come negli uffici, i fili che si girano tutti. Chi sta lavorando negli uffici capirà queste cose. Pronto? Sì, signora, sì, signora Pandora. Sì, è arrivato il suo, sì, esatto, il Gelmini, il genere Gelmini, che poteva essere, si vede dalla pancia. Sì, è arrivato il suo vaso, è arrivato. Solo che c'è stato un problema in dogana e il suo vaso, purtroppo, aveva ordinato le mele, ma che ce le fa a mandare? Da dove ce le fa a mandare le mele? Sono arrivato con il bacchino dentro, baccate dentro. È cose che possono succedere, signora. Va a sapere. Adesso non è che sto a vedere i bruchi dove sono. Bruchi. Di dove sei, bruco? Aspettate un attimo. Chiama la signora, digli dove sei. Un attimo, perché adesso ci stanno chiamando. Ecco. Signora, ha capito? Non ha capito? Vabbè, comunque un bruco. È arrivato, non dovevo aprirlo. Ma vabbè, il vaso di Pandora. Perché è famoso il vaso. Cari amici, era troppo. Dice la signora Pandora. Adesso mi viene. E sarà perché ha aperto il vaso. Mi sta venendo qualcosa. La signora Pandora aveva detto che il suo vaso è famosissimo. E non doveva essere aperto. Io adesso non lo so, forse devo studiare un po', non so. Signora, ormai è fatta, che vuole fare? Che dobbiamo fare? La dogana, gliel'hanno aperto perché sentivano qualcosa che erano praticamente marcite le mele, capisci? Niente di che, no, ma nessun danno grave. Però le mele sono marcite, non è un danno che, però è così che succede, sono cose della vita, signora. Nella vita ci si può aspettare di tutto. Non dovevamo aprirlo. Signora, l'hanno aperto in dogana. Ok, ormai è allegria. Chieda i danni, i danni ai dannati, chieda i danni ai dannati. Salve signora, non dica le parolacce, signora. Buonasera. La signora, io naturalmente la conversazione non l'avevo fatta sentire, la signora era arrabbiatissima perché il suo dice, ma allora
Perché a me porta le mele? Perché doveva portare un vaso che valeva, il famoso vaso di Pandora. Adesso io glielo porterò, però lei si lamenta che è già aperto, quindi possiamo anche lasciare aperto il nostro vaso di Pandora. Ogni tanto ci faremo qualche cosa, quindi ci servirà. E praticamente, quindi rimane assolutamente senza farvi vedere la marca, e adesso l'andremo ad aprire cercando. Io ho tenuto qua per chiuderlo una allora un cerotto qua, quindi è la prima. Mi sono fatto la bua, questo cerotto che stava attaccato me lo posso attaccare qua, ecco. Benissimo, cari amici, vedete, le cose possono essere anche riutilizzate. Allora, sentite, tagliamo la corta, se no qua stiamo 2 ore. Apriamo sto pesce, no? Apriamo il pesce, poi... Signora, senta, no, sta cucinando, non adesso, no. Ho capito che si è arrabbiata molto, cosa ci devo fare che hanno aperto il vaso di Pandora? Ma sa quanto tempo fa è successo in dogana? Sa quanto tempo fa l'hanno aperto il vaso di Pandora? Sono cose della vita, signora. Arrivederci. Signora Pandora, arrabbiata. Allora, con le forbici che mi sono tagliato i capelli, andiamo, si apre tutto, si spacca tutto, queste buste neanche intere rimangono, c'è il pericolo di far vedere la marca. Allora, questo bel pesce con l'acqua di Wuhan, quindi l'acqua del fiume azzurro, lo mettiamo nel nostro, ma io sono un cuoco, ma non penso che nessun ristorante potrebbe essere interessato al sottoscritto, non penso. Ecco che arriva mia madre, mamma, stavo realizzando il video in questo momento, quindi un attimino di pazienza. Cari amici, certo, io sto facendo la quarantena insieme a mia madre, quindi ecco perché forse mi diverto un po' di più, sono brioso più degli altri, perché è una quarantena, meno male, non sto da solo, per fortuna. Però quindi adesso il nostro bel pesce di Wuhan andremo a cucinarlo, però naturalmente, ovvio, allora, ci metteremo un po' di aromi, quindi un po' di, non temete, è pulita la piantina, è menta profumata ed è pulita la piantina, quindi non preoccupatevi. Ed ecco, il nostro pesce si è scongelato, così adesso cuocerà nel forno meglio, e andremo a mettere ancora vari ingredienti che sono, vedete, sto facendo con, beh, ce l'ho così in polvere, l'origano, bravi chi ha capito, bravissimi chi ha capito, origano, ovviamente una polveratina di sale, perché non avevo neanche messo il sale nel pomodoro, quindi qua è necessaria una spolverata di sale. E ovviamente andremo a mettere un tantino, senza esagerare, perché mi hanno sempre detto, Gianni, metti troppo olio. A volte ogni cuoco ha
le sue, ovviamente. Naturalmente il tocco finale, è ovvio che sia così. Andremo, beh, con una tazzina di caffè, ma non è che c'è il caffè, che tra l'altro proprio oggi è finito, ho fatto l'ultimo caffè un attimo fa, una tazzina dei pezzetti di aglio, ma non per qualcosa, non è che siamo in Transilvania qua, eh? Non siamo in Transilvania, però ci serve l'aglio per praticamente il pesce. E no, allora, per cosa ci siamo? Vabbè, il nostro pesce adesso potrà essere messo, speriamo, perché ancora non è caldo, è scongelato, non è caldo, quindi posso benissimo mettere così. Andremo ad accendere assolutamente, stiamo nel forno, quindi eravamo in cucina, per chi ha capito. Bene, naturalmente la telecamerina dentro il forno prende troppo calore, anche la telecamera, quindi andremo a chiudere il forno. Questo è il nostro bel pesce del mercato di Wuhan, ma sapete che oggi è già il 3, venerdì 3 aprile 2020, come passa il tempo. Guardate, non è il fatto di scongelare, sì, ci voleva pochissimo tempo. Abbiamo ritardato, il pesce è sempre rimasto quello, però l'abbiamo tenuto a temperatura per farlo mantenere, quindi stiamo attenti a tenere le temperature. E quindi adesso il nostro pesce, anche se per scongelarlo ci voleva pochissimo tempo, noi in realtà abbiamo atteso per un semplice motivo, perché così lo facciamo di giorno il video, non per forza la sera. Quindi si fa di giorno il video, ma anche la sera si sta tranquilli qua, per fortuna. Ed è il nostro pesce nel forno. Da Gennaro Gelmini si continua, perché c'è anche l'ultima parte di video che dovremo mangiare il pesce. Ma poi, beh, parleremo di cose interessanti, quindi tenetevi in ascolto, guardate, perché l'interesse è per tutti. Da Gennaro Gelmini al 3 di aprile 2020. Ho trovato queste delle bellissime foglie, potrei utilizzarle 3 come faccio di solito. Utilizzo in cucina alloro, questo è l'alloro. Allora, zuppe, selvaggina, brasati, stufati, pesce, castagne, lesse, olive marinate, per condire l'anguilla arrosto, le alici al forno, i filetti di persico, la porchetta arrosto di maiale con i legumi, per aromatizzare i funghi, porcini in olio e per la preparazione delle patate lesse, che scadono nel 2022, voglia. Bene, bene, 3 foglie, via andare. Allora, cerchiamo di aprirlo recentemente, sto coso. Allora, cerchiamo di aprirlo decentemente e abbiamo preso le nostre foglie che ci servivano. Adesso allora andremo a lanciarle dentro, allora, a un certo punto, mali estremi, estremi rimedi, come nel, ecco, sta profumando, se non esplode tutto. Beh, bene, allora nel pesce andremo poi a mettere anche se, ecco, nel pesce andremo a mettere delle patate.
Già. Bene, bene, l'ho messo solo una volta, ma stavo ripetendo per chi si fosse messo in contatto adesso. Ecco, sul pesce, pomodoro, patate, aromi e viandare, sale quanto basta, olio. E cari amici, ecco nel nostro forno il pesce che stavamo aspettando. E naturalmente, mancando adesso l'acqua si è asciugata, il pesce quindi che conteneva acqua è diventato più piccolo, si è ristretto, ovvio. Adesso lo serviamo in tavola. Wow, cari amici, come ai bei tempi, eh? Ai bei tempi sembra proprio al mare con i nonni. E naturalmente vola via. Beh, io facendo vedere ho una mano per far andare il pesce, un'altra mano per far andare la videocamera. Quindi vabbè, comunque state vedendo benissimo. E abbiamo ricevuto dei messaggi in questi giorni, anche addirittura col telegrafo, dei messaggi telegrafici, li ho ricevuti tramite una signora. E il mondo è così, viviamo in un mondo globale e a volte recepiamo cose anche tramite altre persone. Un bel messaggio telegrafico, quindi fatto col telegrafo, siamo nel 2020, così, aprile 2020, l'8 aprile, e mi mandano questo messaggio col telegrafo tramite una signora. E cosa c'è nel messaggio? Felicità. Cioè, nel momento, perché appunto me l'hanno mandato giorni fa, nel momento in cui ci poteva essere pena, timore, paura per una soluzione che mancava ancora per il coronavirus, invece si vedeva qualcosa che assolutamente dava, sarebbe venuta una soluzione. E infatti la stiamo vivendo in questi giorni, pian piano stiamo uscendo da questa situazione di pandemia coronavirus. E ultima chicca, ho fatto un bellissimo sogno tra domenica, a quanto pare era il 5 e il 6 di aprile 2020. Quindi tra la domenica e lunedì, e quindi tra quelle che sono ormai le festività pasquali, benissimo, il giorno appunto dell'olivo, no? Quindi la pace, il giorno della pace, ricordato dall'olivo. Benissimo, ho fatto un bellissimo sogno, c'erano le navicelle spaziali, quindi dischi volanti, navicelle spaziali, che venivano sul pianeta Terra dal cielo con gli Anunnaki, con queste creature extraterrestri. C'erano altre truppe, altre creature che invece venivano dagli abissi, venivano da sotto, dalle profondità della Terra. E quindi gli intraterreni, il regno di Shambhala. E le due regine, quindi la regina degli Anunnaki dal cielo e la regina di Shambhala da sottoterra, intraterrena, si incontravano, e addirittura la regina di Shambhala saliva le prime scalette della navicella spaziale che era atterrata, era scesa la scaletta. E la regina degli Anunnaki si incontrava proprio sulle scale di uno di questi dischi volanti con la regina di Shambhala, le due sorelle, perché chi non sapesse, la regina degli Anunnaki e la regina di Shambhala in realtà sono due regine che sono due sorelle, incredibile come l'universo, perché loro c'erano
prima dei tempi, no? E chiaramente da chi poteva essere abitato questo il mondo? Certamente da una creatura che veniva dallo spazio, quindi più che normale che c'erano ai tempi, c'erano loro, e allora è normale che la regina di Sambala sia la sorella della regina degli Anunnaki. Mi pare, cioè, la cosa non si scompone, certamente. Fantastico, e come mi hanno detto proprio nel sogno, loro venivano in battera, mi hanno detto proprio così, verso di noi, quindi velocemente verso di noi, e venivano naturalmente per abbracciarci, per stare, come si dice, sotto il loro mantello, si usa dire, no? Quindi, fantastico, sotto le loro ali di angeli. Ebbene, cari amici, oggi ormai 8 aprile 2020, penso di concludere qua perché ormai alla fine lo monto, faccio il video, sarà quasi un'ora, abbiamo la paperella, bene, da Gennaro Gelmini, la paperella non si è trasformata, trasformati paperella, niente, però tutto bene. Mettete un bel like, iscrivetevi se volete, se potete, ovviamente. Un saluto a tutti gli amici, anche naturalmente al buon caro Mauri, tutti quanti gli amici che ci seguono. E cari amici, un saluto da Gennaro Gelmini, dalla nostra mente svizzera e dalla paperella. Cosa è successo? Ma la paperella, ma la paperella si è trasformata in un cane, così la posso portare a spasso. Brava paperella, no, ma non posso, perché sei rimasta di pietra. No, non è possibile, paperella, sei rimasta di pietra. La magia fatta, la fregatura rimane. No, ma cari amici, state tranquilli, paperella è qua, eh? Ciao cari amici, alla prossima!